Ciao. Eccoci in un nuovo episodio della Lingua del Drago in cui voglio parlarti della grande mago, della visione, del progetto della tua vita. È un argomento importante, specialmente in questi periodi, quando sta per finire un anno e sta per iniziare un anno nuovo. Di questi tempi, infatti, di solito le persone fanno un po' il bilancio di quello che è stato e progetti e propositi per ciò che sarà. Ma fare progetti e propositi a distanza di un anno è poca cosa ed è rischioso, rischi di perderti i tuoi migliori obiettivi. Bisognerebbe fare progetti e sviluppare visioni almeno decennali. Cercare di vedere come si vuole essere e dove si vuole arrivare, almeno nell'arco di un decennio. Se non addirittura riuscire ad abbracciare tutta quanta l'immagine della vita. Questo si può fare. Nello yoga sciamanico è conosciuta un'esperienza liminale di attraversamento della grande soglia. La grande soglia è il confine che separa la vita dalla morte o da prima della nascita. Sostanzialmente separa il visibile dall'invisibile. È una soglia fittizia perché in verità visibile e invisibile sono uniti dentro uno nell'altro, ma la mente non è capace di vederli così. Tutto accade adesso, tutto accade proprio adesso, ma la mente non riesce ad abbracciare la grande immagine nella sua complessità, la filtra poco a poco e crea la sensazione del tempo. Fare il viaggio sciamanico, attraversare la grande soglia e vedere la grande immagine nella sua complessità, in verità, non vuol dire spostarsi, è rimanere esattamente qui dove si è, ma semplicemente innalzare o intensificare la consapevolezza, la lucidità della visione, eliminando il dubbio, la paura, la confusione mentale. Quando riesci a fare ciò, quando transiti, per così dire, dalla vita a prima della nascita, allora vedi proprio il formarsi della vita come grande immagine dell'anima. L'anima è l'atto stesso dell'immaginare, in effetti. E comprendi perché questa immagine si è formata, per aiutarti a sciogliere attaccamenti, paure, per aiutarti a vedere le tue resistenze all'amore e a scioglierle. Ecco perché i venti del tuo karma plasmano questa grande immagine che è la tua vita. Quando puoi fare questa esperienza, allora davvero puoi scrivere il libro della tua vita con molta facilità e fissare e vedere tutti gli obiettivi in tutti i campi della tua vita e come raggiungerli e con chi raggiungerli. Allora tutto ti è chiaro. E dopo diventa estremamente più facile realizzarlo. Se vuoi candidarti a uno di questi viaggi, puoi farlo scrivendo ai recapiti che trovi nel mio sito selenecalloniwilliams.com e candidandoti a una delle esperienze che l'Accademia degli Immaginalisti, Imagino l'Academy, propone con una certa regolarità. Ma in attesa di ciò, io ti consiglio, se proprio devi sviluppare e dovresti una visione, un piano della tua vita fissando i tuoi obiettivi, di farlo a una distanza almeno decennale. Altrimenti rischi di perderti gli obiettivi più importanti.
e soprattutto di considerare tutti i campi della tua vita, il lavoro, la vita privata, la vita spirituale, la crescita personale. Fissare tutti gli obiettivi che riesci a fissare e scrivere, scrivere. Io lo chiamo il libro della vita. Scrivere quello che tu vuoi essere da qui a 10 anni, come lo vuoi essere, cosa devi fare per esserlo e con chi vuoi farlo. Cosa vuoi fare, come vuoi fare e quali persone sono assolutamente indispensabili per farlo. Scrivere è importante, perché scrivere è già un primo passo verso la manifestazione. È un processo evocativo. Gli eventi sono enti, entità, spiriti, e si evocano parlandone, vedendoli, chiamandoli e scrivendoli. E poi che cosa ti può ostacolare dal realizzare i tuoi obiettivi una volta che li hai focalizzati? Beh, l'ostacolo più importante, l'ostacolo principale di tutti è sempre la paura. La paura del fallimento, la paura del giudizio. Gli obiettivi vengono lasciati cadere perché o costano troppa fatica, si ha l'impressione che costino troppa fatica. In verità non è mai così, ma si ha l'impressione che costino troppa fatica e quindi si lasciano cadere, oppure si ha paura del fallimento. Queste due paure, la paura di non avere sufficiente energia, la paura del fallimento, nascono perché ci si confronta con il mondo e con gli altri. Un guerriero del drago, un immaginalista, in genere una persona spirituale, non si confronta mai con gli altri, ma solo con se stesso. Confrontarti con te stesso significa confrontarti con il tuo corpo, con i tuoi organi, che come diceva Jung, non dimentichiamolo, sono gli dèi, e confrontarti con la natura, che è lo specchio della tua anima. Scrivi il libro. Scrivi il libro della vita. Scrivi. Che cosa vuoi fare nei prossimi 10 anni? Come lo vuoi fare e con chi vuoi e con chi lo devi fare? E poi, mentre lo stai facendo, il più spesso possibile, rifugiati in te stesso, ascolta il tuo respiro, stai con i tuoi organi, confrontati con il tuo corpo. Parla, parla con il tuo corpo, parla con il tuo cuore e con la natura. Ti risultati delle tue azioni offrili alla madre, alla grande madre, alla natura, a te, a te, a te. Offri i risultati. Come è scritto nella Bhagavad Gita, come dice Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita, tu hai diritto all'azione, ma in nessun modo ai frutti dell'azione, perché quelli appartengono al Supremo. Offri, offri i risultati delle tue azioni. Offrili al divino, offrili alla madre, alla natura. Offrili. Vedrai che
che le tue paure automaticamente diminuiranno e avrai dei potentissimi alleati, avrai molta più energia. Senti, in ogni istante senti che lo stai facendo per la natura, per quell'uccellino che senti cantare tutte le mattine dalla finestra, per gli alberi di quel bosco nel quale ti piace passeggiare la domenica mattina, per le cime di quelle montagne che vedi in lontananza, per le nuvole che passano nel cielo, per il vento che soffia, senti che lo fai. Per gli animali della foresta o per i pesci dell'oceano, per una balena, per un delfino, per un pesce rosso, ma non per il tuo ego. Allora le paure immediatamente diminuiranno. E se lo fai per la natura, certamente lo fai anche per tutti gli esseri umani di questo pianeta, lo fai per loro. Dov'è la paura di essere giudicato? Se davvero il tuo cuore è sincero, non può esserci paura del giudizio, perché ti stai dando. E se lo fai sinceramente, non potrai che ricevere amore e approvazione. Quando si ha paura di non avere sufficiente energia per fare quello che si vuole, o quando si ha paura del fallimento, è perché si sta agendo con l'ego e per l'ego. La ricetta, la formula per vincere la paura è sempre una: darsi, stare in contatto con il respiro, con il corpo, con gli organi, con la natura. Sempre cercare la relazione con l'anima del mondo, non con il mondo, non con la mondanità, perché la mondanità è giudizio. L'anima del mondo invece è forza, energia, fede e amore. Allora, riassumendo, quando un anno sta per finire e un nuovo anno sta per iniziare, rinforza la visione della tua grande immagine, perché sei venuto, e scrivi il libro della tua vita, almeno per un decennio in avanti. Fissa i tuoi obiettivi, cosa devi fare, come lo devi fare, con chi lo devi fare. E poi, mentre lo fai, nei 10 anni a venire, sempre, 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 cerca di stare in relazione col corpo, con gli organi, col respiro e con la natura. Più che con il giudizio del mondo. Vedrai che la tua paura diminuirà e ti sarà sempre più facile raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato nella tua grande visione. E mi raccomando, che la visione sia grande, ma veramente grande, perché da qui a 10 anni devi dire a te stesso che tutto quello che sei e tutto quello che hai corrisponde perfettamente a ciò che hai scelto e non ti stai semplicemente adattando. Ok? E io ti aspetto sempre al centro della lingua del drago, dove l'impossibile è solo la base di partenza per la creazione di infinite possibilità. E ci vediamo lì.